quindi io vedo la cibernetica comunque anche come un modello che si può riportare all'Italia. Il modello cibernetico si fonda sul delicato apprendimento teorizzato da Bateson, e il concetto è quello di imparare ad apprendere, perché logicamente siamo in questa società post-industriale basata sulla fine di un concetto lineare di storia e di cultura, quindi anche una tassonomia data e definita, e quello che bisogna imparare è imparare a gestire questa esplosione ricombinatoria della conoscenza che è creata da questi grandi nuovi indici del sapere che sono poi continuamente ricombinati dagli ipertesti digitali, di cui per esempio anche Wikipedia o Edueda, io sono abituato al vecchio nome, Edueda ne è un esempio. Però innesca anche un problema molto più grande, secondo me e secondo noi che ci interroghiamo anche eticamente sul ruolo del formatore e sul ruolo delle scuole, che è il ruolo della stessa formazione, che in maniera molto appunto forse novecentesca è stato identificato con insegnare a lavorare, in un momento in cui stiamo vivendo una crisi che è una crisi di un sistema, e i sistemi vanno in crisi quando smettono i loro cicli, no? Quindi effettivamente anche questa idea che tutto debba essere basato sul lavoro viene messo in crisi da se stesso, quando invece c'è un concetto di formazione che era molto più profondo, appunto poi affonda le origini nell'origine culturale dell'Occidente, e alla fine noi siamo occidentali, c'è poco da fare, che è quello della cura del sé, la cura del sé greco, cioè uno perché studia perché deve imparare a dare senso alle cose che fa nella vita. Ora non importa se per dar senso fa soldi, o non importa se per dar senso fa campi, o non importa se per dar senso fa disegni. L'importante è riuscire a uscire da un'alienazione che ha preso sempre degli sviluppi in funzione di quello che erano i paradigmi, per cui se nell'Ottocento l'alienazione era quando eri fuori dalla storia, perché la storia aveva un grande senso nell'Ottocento, in cui si bisognava definire le nazioni, la più grande truffa dell'umanità è il concetto di nazione, perché non esiste. L'unica nazione italiana forse è stato proprio il Granducato di Toscana, ma nessuno lo sa. Esiste l'Italia, il Granducato di Toscana è stato perduto. Nel Novecento l'alienazione era data ad essere fuori dal mercato del lavoro, cioè dalla produzione, no? Quindi l'alienazione marxista. Oggi forse essere alienati è essere fuori da un modello di comprensione di questo nuovo sistema polisemantico che ci sta circondando. Cioè la complessità del villaggio globale è molto più ampia, e oggi il paradigma per me è importante forse interrogarsi è qual è il paradigma reale di oggi. È il paradigma forse della complessità, però il paradigma della complessità non è ancora definito del tutto. Ci sono dei bellissimi lavori di Prigogine, ci sono dei bellissimi lavori dell'università, adesso non mi viene il nome, ma c'è un professore del Sudafrica che ha scritto un bellissimo libro che è Chaos and Complexity, e si sta ancora costruendo questa idea. Però noi avevamo un grande problema, che tutta la nostra cultura è fondata sull'episteme, sull'epistemologia, cioè sulla conoscenza certa, e quella conoscenza certa è quella che ha ucciso la filosofia, perché la conoscenza certa vuole verità assolute. Ora, il problema è che i modelli di verità sono tanti, c'è la verità sciamanica, per cui io mangio un qualcosa, oppure medito e entro in un altro stato della mia mente, c'è la verità narrativa, per cui attraverso le narrazioni, inserendo le esperienze in un flusso, quindi necessito le cose che vengono per caso attraverso delle storie, e quindi insomma, nella seconda guerra mondiale c'è stato Norimberga, però in realtà l'ha vinta Stalin. Se uno inizia a leggere bene la storia, inizia a cambiare un po' le idee su alcuni su come narrate, su come sono narrate le cose. Poi c'è la verità rivelata, che è quella del dire, bene, io mi approprio del senso e decido che, come diceva San Tommaso, risorgeremo tutti a 33 anni, anche se sono morto a 6 anni, sia se sono morto a 93, un giorno risorgeremo tutti su quell'età lì, e ci credo, e fondo su questo un credo. Poi c'è la verità scientifica, cioè ci sono tantissimi modelli. Il problema vero è che il postmoderno e il mondo globale stanno facendo capire come la verità oggettivamente è un dato fondato su un patteggiamento, sul patteggiamento tra due soggetti che devono trovare un qualcosa. Però noi siamo cresciuti con l'ideologia, con l'idea di una profezia che si sarebbe avverata, e questo non c'è, questo adesso non esiste più. Quindi l'episteme dava questa certezza, e ci siamo dimenticati di una grandissima tradizione
della creazione del senso, della cura del sé, che era la tradizione ermeneutica. La tradizione ermeneutica parla di un dio che si chiama Hermes, che diceva delle cose confuse e quando la persona le interpretava dava senso a quello che stava facendo, che non è altro che poi il sistema dell'arte. Nell'arte qualsiasi persona può dire quello che vuole, poi il sistema inizia a generare significati, discorsi, tradizioni intorno a quel dire, e se quel dire ha una sua valenza, prende, si inserisce all'interno di alcuni atteggiamenti sociali, di alcune forme, e quindi si crea interesse. Schleiermacher era uno storico tedesco che si pone il problema del senso della storia e quindi inizia a fondare l'ermeneutica laica. Poi arriva Bildthay, che fonda, diciamo che viene visto come il fondatore della sociologia, che pone la differenza tra scienze dello spirito e scienze della natura, dicendo che le scienze della natura sono quantificabili, le scienze dello spirito non sono assolutamente quantificabili, e appunto sono come l'arte. Poi arriva Heidegger, che parla proprio del rapporto uomo-tecnica, e che è anche interessante che l'ermeneutica sia proprio dentro la problematica del rapporto uomo-tecnica. Gadamer, Gehlen, Ricoeur, insomma, e c'è tutta una tradizione su questo. La filosofia ha fatto il grande errore di diventare storia per poter essere episteme. Quando si sente parlare un filosofo italiano, la grande tradizione dei Gemona è sparita, perché loro devono citare cose certe, quindi non possono dire qualcosa di nuovo, devono dire qualcosa che ha detto già qualcuno che ha un'autorità. Le cose nuove invece ne abbiamo bisogno, perché oggi abbiamo una tecnica che permette, per esempio, io ho partecipato a questo convegno sulle biotecnologie, e il problema era che i primari di patologia neonatale dicevano: abbiamo delle macchine che fanno vivere degli esseri che soffrono da quando nascono a quando riescono ad andare avanti, e nessuno ci dice cosa fare. La filosofia dovrebbe interrogarsi. Ora c'è una filosofia viva, che è la filosofia etica, e difatti loro sono vivi, Tristan Engelhardt, e così anche tutto il problema della vivisezione. E poi c'è un'altra filosofia che adesso sta diventando interessantissima, ed è la filosofia della tecnica, ovvero qual è il rapporto uomo-tecnica, quello che viene chiamato antropotecniche. E non a caso, proprio in un'accademia, che è nata come accademia, perché poi un'altra cosa molto interessante è che la grande innovazione dell'università la stanno facendo le accademie a livello internazionale, ovvero allo ZKM, al Centro di Arte Emilia di Karlsruhe, è nata questa scuola che ha un dipartimento teorico in cui insegna che è diretto da Peter Sloterdijk, e Peter Sloterdijk è il teorico che parla di antropotecnica, di omeotecnica, allotecnica, insomma sta facendo tutti i ragionamenti riprendendo questa tradizione. Quindi intorno a questo noi abbiamo cercato di costruire un nuovo programma di studi per dei ragazzi che hanno di fronte loro una grande scommessa, quello di diventare degli abitanti di questi nuovi anni in cui è venuto meno il modello epistemologico, è venuta meno la storia, in cui devono imparare a relazionarsi con una innovazione che, tra parentesi, a causa proprio della rivoluzione informatica, è talmente veloce che se la televisione ci ha messo 16 anni, ma la radio ne aveva messo 36, a diventare un medium di massa, e quindi a arrivare a 50 milioni di utilizzatori, e quindi a generare mercati e forme d'uso, Facebook ci ha messo 6 mesi. Quindi bisogna avere una capacità incredibile di adattarsi, che sia bello o brutto, io questo non lo so, so solo che oggi è così. E anche lì, allora, all'interno di questo modello cibernetico però si recupera una grande tradizione italiana, che è quella del modello degli studi classici messo a punto da Giovanni Gentile, che non a caso viene celebrato molto dai filosofi pragmatici americani, perché permette di sviluppare modelli adattivi, perché il fare, l'insegnare a fare, è molto, ancora molto, a delle forme che non riescono ad evolversi, mentre ragionare a livello di teoria permette continuamente di lanciarsi verso il futuro. E quindi è un modello ibrido quello che abbiamo cercato di sviluppare all'interno poi di un'idea che la cattiva educazione non è fondata sul mezzo, bensì qui c'è un'altra vecchia regola delle teorie dei media, che il mezzo deve essere sempre strumento, non diventare mai il fine. Noi, per esempio, quindi la tecnica si unisce all'uomo come strumento, e l'uomo deve cercare di capire come crea la sua soggettività in questa ibridazione che fa. E qui viene fuori un'altra grande cioè una cosa molto interessante che noi stiamo vedendo, perché noi abbiamo un dottorato di ricerca, un PhD internazionale che è globale, quindi mette insieme studiosi e ricercatori di tutto il mondo. E adesso mi è appena arrivata, per esempio, funziona che il ricercatore produce la sua ricerca e viene criticata da
studiosi di tutto il mondo. Una ricercatrice che sta lavorando appunto sulle nuove forme del sapere, proprio su queste cose, perché poi in realtà è uno dei temi caldi, no? L'educazione, la nuova cultura informazionale, ha ricevuto questo report di un direttore della ricerca e degli studi dell'MIT di Boston, di Israele, di religione ebrea. Praticamente loro non leggono Foucault, non leggono, è tutto un altro paradigma, e quindi arriva un attacco totale, annichilente verso alcune forme di teoria. È molto bello quando ci si sposta da un luogo dove c'è un'identità come la nostra, ci si sposta in un altro, vedi delle visioni completamente diverse. Questo era per dire che noi abbiamo però una grande tradizione, che è la filosofia continentale. La filosofia continentale è quella di Heidegger, è quella dell'essere, della problematica di che cos'è il sé, che cos'è l'essere. Gli anglosassoni non ce l'hanno, hanno proprio difficoltà a tradurre i tanti termini essere che noi abbiamo, l'essere come sé o l'essere come accoppiamento tra il sé e la macchina, il sé e la cosa. E anche questa è un'altra cosa molto importante di cui noi dobbiamo, secondo me, fare tesoro e recuperarlo e poterlo inserire nelle nostre forme della conoscenza. Poi io ho segnato una serie di cose, perché abbiamo parlato di tantissime. Ecco, poi un'altra cosa, sulla scuola, io... mi piace molto la posizione sull'università, cioè qui ci siamo interrogati di tante cose, per esempio secondo me sulla sua posizione il punto chiave è proprio il sé, cioè la parte metafisica, nel senso l'opera d'arte oggi diventa metafisica, deve recuperare una materialità, però lì la domanda è: deve o sarà imposta questa metafisicità? Un'altra cosa importantissima è che poi nel modello cibernetico si dice l'accademia deve essere innovatrice quando la società è conservatrice, ma deve essere conservatrice quando la società è innovatrice. Ed è quello che sta succedendo, perché per esempio una delle discipline più interessanti di oggi è l'archeologia dei media, cioè quella che va a recuperare le vecchie forme e i vecchi mezzi e anche i vecchi prodotti, perché ti dice sì, vabbè, la fotografia digitale, ma era molto meglio la fotografia in pellicola, ed è vero. Sì, vabbè, sai fare questi disegni, ma forse devi imparare a dipingere ad olio prima di vedere. Ed è molto interessante questa cosa, perché in realtà anche lì innesca tutta una critica a un'altra delle idee, come la storia, che è molto sbagliata, che è il progresso. Cioè noi viviamo su questo paradigma della rivoluzione francese, che è l'idea di universale progresso dell'umanità. Abbiamo fior fiore di studiosi che invece l'hanno criticata. La scuola di Francoforte, non su tutti, ma comunque abbiamo dei bellissimi testi che dicono, ma insomma, questo progresso non si sa bene cos'è. E quindi questo stesso modello cibernetico produce se stesso e poi la critica a se stesso, e questo è interessantissimo, ed è quello che poi permette di sviluppare una vera, o almeno un tentativo interessante di fare cultura e di produrla, no? Quindi diventa una macchina che produce cultura. Poi noi abbiamo messo al vertice il dottorato di ricerca, poi c'è il biennio, la laurea specializzazione e il triennio. Oggi c'è anche quest'altro problema, che noi professori sappiamo delle cose che sono regolarmente storicizzate, perché il problema è un altro anche, quello dell'estetica, cioè un significato per diventare condiviso ha bisogno di essere, un significato per diventare vero ha bisogno di essere condiviso socialmente, il che vuol dire che ci mette, se va bene, 5 anni. Quindi quando noi parliamo di moist media, no? Noi sappiamo cosa sono, però nessun altro sa cos'è, però è qualcosa di importante, bisogna aspettare tempo prima che arrivino. Allora, per esempio, un testo oggi che sta iniziando a diffondersi è un testo sulla metafisica delle macchine, no? Ed è degli anni 50. La cibernetica sta iniziando a diventare diffusa oggi, ed è degli anni 50, ci ha messo 50 anni. La scuola di Roma con von Glaserfeld e von Foerster si sta diffondendo adesso nelle università, ma è degli anni 50. In realtà i giovani vivono un mondo di adesso, che noi purtroppo... Allora, il modello che abbiamo cercato di mettere a punto è un modello in cui lo studente è equiparato al professore, per cui le produzioni degli studenti sono giudicate dagli stessi studenti. I professori sanno fare ricerca, quindi stanno attenti che il processo sia corretto, e lavorano sempre come...
diciamo tra virgolette nel senso buono, come inquisitori, cioè ti dicono perché dici questo, perché pensi quello, cercando di mantenerli nella corretta strada. Il problema è quindi però anche l'autorità, perché poi il senso si genera nella dimensione di autorità. Quindi per esempio nell'enciclopedia, no, manca, nell'enciclopedia elettronica viene meno l'autore, e quindi ti devi affidare e ci devi credere. Ecco, questo è il modello, diciamo, a grandissime linee cibernetico, che in realtà si sta ancora definendo, che è una sfida, è un'avventura molto affascinante. L'altro punto molto interessante su cui ci sarebbe da discutere, che tocca un altro, come dire, rottura di un modello, è quello che era teorizzato, e qui è importante citare il teorico, da William Godwin, che è il fondatore di qualcosa. William Godwin dice che le scuole devono essere, lancio questa, non è una provocazione, però diciamo che lui dice che le scuole devono essere private, tante e di culture diverse, e entrare in una competizione culturale una con l'altra. Bisogna interrogarsi se il problema non è quello che avere delle scuole totalmente dirette da una centralità che è lo Stato, che è molto conservatore, non porti a delle difficoltà di sviluppare contrapposizioni culturali, dialettiche, assolutamente aperte, no? William Godwin è il fondatore del pensiero anarchico, che diceva ci sarà prima una fase ci sarà prima una fase comunista, poi ci sarà una fase capitalista e poi ci sarà il trionfo dell'anarchia, e cioè quello dell'individuo. E la cosa affascinante è che questa crisi sembra che stia sancendo quest'idea che prima il marxismo, poi il capitalismo aveva spazzato dal Novecento, dalla storia umana, che adesso si può iniziare a dire sottovoce, ma forse qualcuno aveva capito qualcosa, che stava avvenendo qualcosa già nel Settecento, no, nell'Ottocento, scusate. Ecco, allora, un modello cibernetico, la cibernetica per definizione anarchica, e che cerca di produrre nuova conoscenza senza porsi, senza avere l'arroganza di sapere che cos'è questa conoscenza, ma rimanendo molto aperta nel recuperare vecchi modelli, il classico, accettando l'origine greca della cultura occidentale, e come esperienza, perché quelle cose si ancorano all'esperienza, a noi sta dando dei risultati molto interessanti, molto affascinanti. Grazie.